Rugiflex. Ci trovi a Cava dei Tirreni, in via Gaetano Accarino 37, telefono fax 089 46 27 62. Il borgo marino di Cetara si illumina con le creature del mare. Domani, sabato 5, alle 17.30, nell'ambito della rassegna Folli in Cetara, saranno accese le luci a tema che anticipano le festività natalizie, per dare il via a un Natale originale che leghi la cultura tradizionale e gli elementi marini all'atmosfera di serenità e pace. In un percorso che si snoda da Piazza Costantinopoli, nella parte alta del paese, le creature del mare animeranno le vie del borgo per attraversare il corso principale e giungere fino a Largo Marina, dove dalle 18.30, insieme alla sfilata degli artisti di strada, si assisterà al countdown per l'accensione dell'albero di Natale, che dominerà la passeggiata. A seguire uno spettacolo di fuochi pirotecnici, per continuare poi i festeggiamenti con l'animazione dedicata ai bambini. I decori sono realizzati a LED a ultra risparmio energetico. Dalle 24 alle 5 resterà acceso un lampione su 3. Per rendere meglio l'idea, le luminarie di tutto il paese consumeranno quanto una lavatrice in funzione, tengono a sottolineare dall'amministrazione comunale, e per questo motivo, nonostante l'aumento dei prezzi dell'energia, si risparmierà rispetto al costo storico. Il cartellone di Folli in Cetara prevede per l'intero mese di novembre un ricco programma di eventi dedicati a tutta la famiglia. L'iniziativa è stata realizzata grazie anche al supporto di Amici del Forum, Forum dei Giovani e Amici delle Alici. Prossimi appuntamenti in programma sono il convegno sulla colatura di Alici di Cetara DOP e il premio Ezio Falcone. Ancora, per gli appassionati di cinema, ritorna da oggi la rassegna Cine Alici presso la Torre Vicereale di Cetara, con 4 appuntamenti cinematografici strettamente legati al tema del mare e alle radici.